Cristian Poggioni. Sarà accompagnato dalle musiche originali di Adriano Sangineto, che nasce liutaio, si fa clarinettista e diventa cultore con una pluralità di strumenti dall'arpa certica al salterio della musica popolare, con successo internazionale. Suonerà insieme ad Irina Solinas, che è stata già primo violoncello dell'Orchestra Giovanile Italiana ed è ora la direttrice artistica, acronimo strambo, MAME, del Festival Internazionale Mediterranean Ambassador Music Experience. Grazie. Ogni sentenza emessa in nome del popolo sovrano racchiude in sé tutta la maestà della giustizia. Un vecchio venditore ambulante, tradotto in pretura per oltraggio a una guardia cittadina, conobbe a sue spese quanto sia augusta la legge. Preso posto sul banco degli imputati, nella sala grande e oscura i suoi occhi erano corsi dai giudici ai cancellieri, dagli avvocati drappeggiati nelle loro toghe all'usciere, ai gendarmi, per fermarsi dietro a una balaustra sulle teste scoperte degli spettatori silenziosi. E trovandosi seduto su quella panca sopraelevata, pensò che da quel comparire dinanzi ai giudici, anche se in veste di imputato, egli stesso acquistava un certo prestigio, sia pur funesto. In fondo all'aula, tra i due assessori, sedeva il presidente Bourriche. Un busto della Marion, simbolo della Repubblica Francese, e un Cristo in croce sovrastavano al pretorio, come a testimoniare che in quel momento tutte le leggi, divine e umane, erano sospese sul capo del pover'uomo, il quale ne fu adeguatamente atterrito. La solennità dell'ambiente che lo circondava gli faceva concepire un'idea quanto mai elevata della giustizia. Tremante di soggezione e di spavento, era pronto a confidare nelle mani dei giudici la propria sorte e persino la propria innocenza. Jérôme Crankville, venditore ambulante di frutta e verdura, viveva spingendo per le vie della città il suo carretto e gridando «Cavoli, rape, carote!». Quando aveva porri gridava «Mazzi di asparagi!», perché i porri, si sa, sono gli asparagi della povera gente. Era il 20 di ottobre, mezzogiorno circa, e Crankville scendeva per via Montmartre quando la signora Bayard, la calzolaia, uscì dalla bottega e, accostandosi al carretto di verdura, sollevò con una smorfia di disprezzo un mazzo di porri. «Non sono per niente belli i vostri porri. Quanto vengono al mazzo?» 15 soldi, non ce n'è di meglio, 15 soldi. 3 brutti porri, 15 soldi!» E il mazzo fu lasciato cadere sul carretto con un gesto di disgusto. Proprio in quel momento sopraggiunse l'agente 64, il quale apostrofò Crankville con un asciutto «Circolare!». Crankville da 50 anni non faceva che circolare da mane a sera, e un simile ordine gli sembrò legittimo e conforme alle leggi della vita. Perciò
con il miglior proposito di obbedire, pregò la calzolaia di prendere quello che le serviva e di lasciarlo andare. «Devo ancora scegliere», rispose acida la donna. Tastò di nuovo tutti i mazzi di porri e si prese quello che le parve il migliore, stringendoselo al seno come i santi di chiesa le palme trionfali. «Vi darò 14 soldi, è anche troppo. Aspettate che vado a prenderli in bottega». E con i suoi porri stretti al seno entrò nella calzoleria dove l'aveva preceduta una cliente con un bimbo in braccio. A questo punto l'agente 64 per la seconda volta intimò a Crankbill: «Circolare!» «Ma sto aspettando i soldi», rispose Crankbill. «Non vi ho mica detto di aspettare i soldi io, vi ho detto di circolare». Frattanto la calzolaia nella sua bottega stava provando un paio di scarpette celesti a un bimbo di 18 mesi, la cui madre aveva molta fretta, e i porri giacevano con le loro teste verdi sopra il banco. Nei 50 anni che aveva passato spingendo il suo carretto per le vie, Crankbill aveva imparato a obbedire alle autorità e ai loro più modesti rappresentanti. Quella volta però si trovava in una situazione particolare, incerto tra un diritto e un dovere, e privo di adeguato spirito giuridico non si rese conto che la soddisfazione di un diritto individuale non lo esimeva dal compiere un dovere sociale. Egli valutò forse troppo il suo diritto di incassare i 14 soldi che gli erano dovuti e troppo poco il suo dovere di spingere via il veicolo, perciò se ne stette fermo. Per la terza volta l'agente 64 gli ripeté l'ordine di circolare. Diversamente dal brigadiere Montossiel, pronto più a minacciare che a colpire, l'agente 64 era un uomo sobrio di avvertimenti e pronto a elevare contravvenzioni, un eccellente servitore della legge, sordo a tutto che non fosse la consegna. «Non mi capite dunque quando vi dico di circolare?» «Ma per Dio se la capisco, ma non vi sto dicendo che io aspetto i miei quattrini, volete che vi schiaffi una contravvenzione? Non avete che da dirlo!» A queste parole Crankbill alzò lentamente le spalle e levò sull'agente 64 uno sguardo doloroso che proseguì verso il cielo. «Dio m'assista», diceva quello sguardo, «sono dunque io uno che mette la legge sotto i piedi? Mi sono mai permesso di ridermi delle ordinanze che regolano il mio stato di ambulante? Alle 5 del mattino ero già al mercato, sono 7 ore che mi sto bruciando le mani sulle stanghe del carro, che grido a perdifiato: cavoli, rape, carote! Ho 60 anni suonati e sono stanco. E voi state qui a chiedermi se io ho innalzato il vessillo nero della rivolta. Avete voglia di sfottere? Il vostro scherzo è crudele». In quel momento il traffico sulla via Montmartre era al colmo. Le vetture, le carrozze, i carri, gli omnibus, premuti gli uni contro gli altri, sembravano formare un unico enorme veicolo. E su quella immobilità fremente s'alzavano grida e bestemmie. I cocchieri si lanciavano da lontano cantilenando le ingiurie epiche con i garzoni dei macellai, mentre i conduttori di omnibus, attribuendo a Crankbill la responsabilità della sosta, gli rivolgevano il garbato appello di «testa di rapa!». Sul marciapiedi, frattanto, un gruppo di curiosi seguiva con attenzione le fasi della controversia. L'agente 64 si sentì osservato e non badò ad altro che a far mostra della sua autorità. «E va bene!» esclamò, e trasse di tasca un sudicio taccuino con un mozzicone di matita. Crankbill seguiva la sua idea, obbedendo a una forza irresistibile. D'altra parte gli era ormai impossibile muoversi, poiché una ruota del suo carretto si era impigliata in quella di un carro da lattaio. «Ma se vi dico che sto aspettando i miei soldi!» gridò, strappandosi i capelli sotto il berrettone. «È una bella disgrazia! Maledetta miseria! Sangue di un Giuda!» Da queste imprecazioni, che esprimevano più che una rivolta disperazione,
L'agente 64 si ritenne ingiuriato. E dal momento che per lui ogni insulto rivestiva necessariamente la forma tradizionale, regolamentare, consacrata, rituale, starei per dire liturgica, di morte ai boia, fu sotto questa forma che si compendiarono e si concretarono nelle sue orecchie le parole del delinquente. Ah! Avete detto morte ai boia? Bene, venite con me! Crank Bill, al colmo dello stupore e dell'angoscia, guardò con i suoi grandi occhi bruciati dal sole l'agente 64 e con voce strozzata che poteva uscirgli da sopra la testa come da sotto i talloni, gridò con le braccia incrociate sulla sua casacca celeste: Io ho detto morte ai boia! Io? Ma questo epilogo fu accolto dalle risate degli impiegati e dei ragazzi. Esso soddisfaceva pienamente quella predilezione che tutte le folle hanno per gli spettacoli più o meno volgari e violenti. Ma fattosi largo attraverso il piccolo assembramento popolare, un uomo, avanti negli anni, vestito di nero con un cappello duro in capo, si avvicinò alla gente e gli disse a bassa voce, ma con molta fermezza: «Agente, vi ingannate, quest'uomo non vi ha insultato. Impicciatevi dei fatti vostri», gli rispose l'agente 64, senza tuttavia far minacce, dato che parlava con un uomo vestito con proprietà. Il vecchio signore insistette con più calma e tenacia, e allora l'agente ribatté che in tal caso avrebbe potuto testimoniare al commissariato. Frattanto, mentre Crank Bill continuava a balbettare ancora istupidito, ma allora io avrei detto morte ai boia, io? Ma la Bayard, la calzolaia, ritornò da lui con i 14 soldi in mano. L'agente 64 gli teneva già la mano sulla collottola e la signora Bayard, pensando che a un uomo in procinto di essere trascinato davanti alla giustizia non si è tenuti a dar nulla, si rimise i 14 soldi nella tasca del grembiule. E Crank Bill, vedendo a un tratto il suo carretto in remessa, la libertà perduta, l'abisso sotto i piedi, il sole oscurato, non seppe che mormorare: «E va bene». Dal commissario il vecchio signore fece la sua deposizione. Si era trovato presente alla scena ed era in condizioni di affermare che l'agente 64 non era stato insultato affatto, e declinò anche le sue generalità: dottor David Mathieu, primario dell'ospedale Ambroise Paré, ufficiale della Legion d'Onore. In altri tempi una simile testimonianza sarebbe stata sufficiente per qualsiasi commissario. Allora però in Francia gli intellettuali erano sospetti. Pertanto l'arresto di Crank Bill venne mantenuto ed egli passò la notte sul tavolaccio di una cella. La prigione non fu per lui né dolorosa né umiliante. La considerò una necessità cui non poteva sottrarsi. Quello che lo sorprese entrando fu la pulizia dei muri, del pavimento. «È per pulito, è pulito», commentò. «Si potrebbe mangiare per terra». E quando fu lasciato solo volle spostare il suo sgabello, si accorse però che era assicurato al muro. Ne rimase sorpreso. «Che idea! Ecco una cosa che non avrei immaginato di certo io». Sedette e si abbandonò al suo stupore, le mani congiunte facendo girare i pollici l'uno sull'altro. Il silenzio e la solitudine erano opprimenti. Si annoiava e pensava con inquietudine al suo carretto rimasto nella rimessa, colmo ancora di carote, sedani, cavoli, lattughe e cicorie. 3 giorni stette così. Il terzo giorno
ricevette la visita del suo avvocato, il signor Lemerle, uno dei più giovani esponenti del foro parigino. Crankville tentò di spiegargli come fossero andate le cose, non senza difficoltà, dato che per abitudine egli non aveva la parola facile. E forse con un poco di aiuto ci sarebbe anche riuscito. Ma il suo avvocato di aiuto ne gliene dava assai poco, intento com'era a scuotere la testa con diffidenza a tutto quello che gli diceva e a mormorare sfogliando delle carte. Ma nell'incartamento non c'è una parola di tutto questo. Poi, con una certa aria distaccata, arricciandosi i baffi biondi, nel vostro interesse, Crankville, mi sembra sarebbe meglio confessare. Sì, a mio parere, questo vostro mantenervi assolutamente sulla negativa è un'insigne sciocchezza. Da quel momento, Crankville avrebbe confessato qualunque cosa, purché avesse saputo che cosa doveva confessare. Il presidente Burish dedicò 6 minuti, tutti interi, all'interrogatorio di Crankville. Questa fase del dibattimento avrebbe dato qualche risultato utile se l'imputato avesse risposto alle domande che gli venivano rivolte. Crankville però non era abituato alla discussione. In quell'occasione poi il rispetto e il terrore gli chiudevano addirittura la bocca. Così egli se ne stette zitto e fu il presidente a fare domande e risposte che erano altrettanto accuse terribili per l'imputato. E alla fine concluse: «Bene, allora riconoscete di avere detto morte ai boia?» No, io ho detto morte ai boia perché il signor agente aveva detto morte ai boia. Allora ho detto anch'io morte ai boia. Il significato di questa risposta un po' oscura era che, stupito per l'accusa che gli era stata rivolta, egli aveva, nel suo sbalordimento, ripetuto le parole che gli erano state erroneamente contestate. Aveva cioè detto morte ai boia, come avrebbe detto io dire frasi ingiuriose. No, ma come potete crederlo? Ma il presidente Burish non afferrò questo significato. Avete dunque voi la pretesa di dire che sarebbe stato l'agente 64 a pronunciare per primo questa frase? Chiese. E Crankville allora rinunciò a spiegarsi. Era troppo difficile. E allora? Vedo che non insistete in questa protesta e fate bene, concluse il presidente, mettendo termine all'interrogatorio dell'imputato per passare alla escussione dei testi. L'agente 64, o con il suo nome Bastien Matras, giurò di dire la verità e nient'altro che la verità. Poi fece la sua deposizione. Ero di servizio il 20 ottobre. Era mezzogiorno quando in via Montmartre notai un venditore ambulante fermo contro ogni norma con il suo carretto all'altezza del numero 328. In tal modo provocava un ingombro del traffico. Pertanto mi avvicinai e gli intimai per 3 volte l'ordine di circolare, senza che egli obbedisse. Quando poi lo avvertii che gli avrei elevato contravvenzione, mi rispose gridando «Morte ai boia!», il che mi parve decisamente ingiurioso. Questa deposizione, ferma e misurata, venne accolta dai giudici con evidente favore. La difesa aveva citato la calzolaba Bayard e il dottor David Mathieu, medico primario dell'ospedale Ambroise Paré, ufficiale della Legion d'Onore. La prima, la calzolaia, non aveva visto né sentito nulla. Il dottor Mathieu invece disse: «Sono stato testimone della scena e mi sono reso conto che la gente si sbagliava. Nessuna ingiuria era stata pronunciata al suo indirizzo. Mi sono avvicinato, gliel'ho fatto notare, ma la gente ha mantenuto in stato di arresto il venditore ambulante e mi ha invitato a seguirlo al commissariato. Potete sedervi», concluse il presidente. «Uscire, richiamate il teste Matra». «Matra», fece poi rivolto alla gente, «quando avete proceduto all'arresto dell'imputato,
È vero che il dottor Mathieu vi ha fatto osservare che vi eravate sbagliato? Volete dire, signor Presidente, che mi ha insultato? E che cosa vi ha detto? Morte ai boia, mi ha detto. Risate, rumori si levarono dal pubblico. Il difensore agitava trionfalmente le maniche della toga. Ora tutti pensavano che Crank Bill sarebbe stato assolto. Quando si ristabilì la calma, l'avvocato Lemaire si alzò a parlare. Iniziò la sua arringa con un elogio degli agenti di polizia, questi modesti servitori della società, i quali per un salario irrisorio affrontano tutti i giorni con umile eroismo fatiche, pericoli incessanti. Sì, sono vecchi soldati che rimangono soldati. Soldati, questa parola dice tutto. Il presidente fece col capo un cenno di acconsenso e l'oratore proseguì. Non sono dunque io uomo da misconoscere i servizi modesti e pur preziosi che rendono ogni giorno i tutori dell'ordine alla laboriosa popolazione di Parigi. E non avrei mai accettato, signori giudici, la difesa di Crank Bill se avessi visto in lui anche solo per un istante un uomo che ha ingiuriato un vecchio soldato. Il mio cliente è accusato di aver detto morte ai boia. Il senso di questa frase non lascia ombra di dubbio. Se sfogliate un buon dizionario, potrete leggere boia, l'esecutore pubblico di sentenze capitali, carnefice, ma anche furfante, manigoldo, in gergo, informatore e confidente della polizia. Morte ai boia è una frase piuttosto comune in certi ambienti. La questione però è un'altra. Come? Con quale animo Crank Bill avrebbe detto questa frase? E ancora, l'ha proprio detta? Permettetemi, signori, di dubitarne. Io non voglio esprimere il sospetto che l'agente Matra sia animato da propositi malvagi, no. Egli però, come abbiamo detto, compie un servizio pesante, spesso è stanco, disfatto, spossato. In queste condizioni egli può essere stato vittima di una specie di allucinazione auditiva. E quando vi viene a dire che anche il dottor David Mathieu, ufficiale della Legion d'Onore, primario dell'ospedale Ambroise Paré, un luminare della scienza, un uomo da bene, ecco, anch'egli avrebbe gridato morte ai boia, allora noi siamo costretti a riconoscere che l'ufficiale Matra è facile a prendere a bagli, o, se il termine non è troppo forte, è in preda a una preoccupante mania di persecuzione. Ma supponiamo pure che Crank Bill abbia veramente gridato morte ai boia. Rimarrebbe pur sempre da stabilire se questa frase sulle sue labbra abbia il carattere dell'ingiuria, del reato. Crank Bill è figlio di una venditrice ambulante, rovinata da una vita senza regola, dall'etilismo, egli stesso nato alcolizzato. Guardatelo qui davanti a voi, abbruttito da 60 anni di miseria. Signori, voi concluderete il vostro giudizio con un verdetto di assoluzione per totale irresponsabilità dell'imputato. L'avvocato Lemaire sedette e il presidente Bourriche si alzò e tra i denti lesse la sentenza. La corte condanna Jérôme Crankville a 15 giorni di prigione e a 50 franchi di ammenda. Crank Bill fu fatto uscire. Percorrendo gli oscuri corridoi del palazzo di giustizia, il poveraccio sentiva un immenso bisogno di simpatia. Si volse verso la guardia che lo accompagnava e per tre volte la chiamò. Guardia, guardia, ehi, guardia.
Se solo 15 giorni fa qualcuno mi avesse detto quello che mi stava per cadere addosso. E parlano troppo in fretta quei signori. Sì, parlano bene, ma troppo in fretta. Non ci si fa a spiegarsi con loro. Guardia, non trovate anche voi che parlano troppo in fretta? Guardia, perché non mi rispondete? Anche a un cane gli si risponde. Perché non vuole rivolgere la parola a me? Non apre mai la bocca. Ha paura che gli entri la puzza. Dopo la lettura della sentenza, pochi curiosi e un paio di avvocati uscirono dall'aula, mentre il cancelliere già chiamava la causa successiva. Nessuno si curava di trarre considerazioni di sorta dal caso Crank Bill, che aveva interessato ben poco il pubblico. Solo Jean L'Hermité, un incisore all'acquaforte capitato per caso al Palazzo di Giustizia, rifletteva su quanto aveva visto e udito e, posando il braccio sulla spalla del suo amico Joseph Auboré, gli disse: «Quello di cui si deve maggiormente lodare il presidente Bourriche è d'essersi saputo difendere dalla orgogliosa aspirazione di voler sapere tutto, propria degli intellettuali. Se avesse messo una di fronte all'altra le deposizioni contraddittorie dell'agente Matra e del dottor David Mathieu, il giudice si sarebbe incamminato su una via lungo la quale non si incontrano che il dubbio e l'incertezza. I giudizi di un magistrato che esaminasse i fatti secondo le buone regole della critica dipenderebbero dalla sua sagacia personale, che per lo più è limitata, e dalla debolezza umana, che non ha limiti. Quando si giudica, un metodo siffatto, oserei dire storiografico, è del tutto inadeguato a procurare le certezze di cui si ha bisogno. Per convincersene, basterebbe ricordare l'avventura toccata un giorno a Sir Walter Raleigh. Sir Walter Raleigh, chiuso nella Torre di Londra, stava lavorando alla sua Storia Universale. Improvvisamente, sotto la finestra della sua torre scoppiò una rissa. Egli si alzò e andò a guardare la gente che stava litigando. Quando ritornò al tavolino, pensava di aver osservato bene i protagonisti e gli sviluppi della rissa. Il giorno dopo, però, parlando della cosa con un amico che era stato presente alla scena, venne contraddetto su tutti i punti. Allora meditò sulla cosa e, dal momento che era stato così facile sbagliare su un episodio che gli si era svolto sotto gli occhi, si convinse che la verità su avvenimenti lontani era ben difficile da conoscere. Tornò alla torre e gettò alle fiamme il manoscritto della sua Storia Universale. Ecco, se i giudici si facessero gli stessi scrupoli di Sir Walter Raleigh, essi getterebbero alle fiamme tutte le loro istruttorie, e non ne hanno il diritto. Si deve rinunciare a sapere, non a giudicare. Coloro i quali chiedono che i giudizi dei tribunali siano fondati sulla ricerca metodica della verità dei fatti sono pericolosi sofisti. Il presidente Bourriche ha uno spirito giuridico troppo raffinato per far dipendere le sue sentenze dalla ragione e dalla scienza, le cui conclusioni da secoli sono oggetto di dispute. Egli le sue sentenze le fonda sui dogmi, le fa riposare sulla tradizione. Le sue sentenze perciò eguagliano in autorità i comandamenti della Chiesa. Sono sentenze canoniche, poiché egli le desume da un certo numero di canoni consacrati. Ecco, per esempio, che classifica le testimonianze non già in base ai caratteri incerti e ingannevoli della verosimiglianza, della umana verità, ma da una loro struttura intrinseca permanente, chiara. Misura le testimonianze col metro della forza.
accetta come inconfutabile la testimonianza di una guardia, facendo astrazione dalla sua personalità, concepita metafisicamente quale numero di matricola secondo le categorie di una polizia ideale. E questo non perché Bastien Matra, nato a Cintomonte in Corsica, gli sembri incapace di sbagliare, no. Egli non ha neppure per un istante pensato che Bastien Matra sia dotato di spirito d'osservazione. Per essere esatti, egli non ha preso in considerazione Bastien Matra, ma l'agente 64. L'uomo può sbagliare, pensa. Pietro e Paolo possono ingannarsi. Cartesio, Gassendi, Leibniz, Newton hanno potuto sbagliare. Noi stessi tutti sbagliamo in ogni momento, perché le percezioni dei sensi e i giudizi dello spirito sono fonte di illusioni e cause di incertezza. Non ci si può fidare della testimonianza di un uomo. Testis unus, testis nullus. Un solo testimone non ha valore, ma di un numero si può avere fiducia. Bastien Matra di Cintomonte può sbagliare, ma l'agente 64, fatta astrazione della sua personalità, non si sbaglia. È un'entità, e un'entità non ha nulla in sé di quanto viene gli uomini a turbarli, corromperli, ingannarli. Un'entità è pura, inalterabile, incorruttibile. E così il tribunale non ha esitato a respingere la testimonianza del dottor David Mathieu, il quale dopo tutto non è che un uomo, accettando quella dell'agente 64, che è un concetto puro, raggio divino disceso a illuminare l'aula del tribunale. Procedendo a questo modo, il presidente Bourriche si garantisce una specie di infallibilità, la sola alla quale possa aspirare un giudice. Quando l'uomo che testimonia è armato di una sciabola, è la sciabola che si deve ascoltare, non l'uomo. L'uomo può essere spregevole, può avere torto, la sciabola no. Non può mai essere oggetto di disprezzo, ha sempre ragione, perché la società riposa sulla forza e la giustizia è l'amministrazione della forza. Il presidente Bourriche sa che l'agente 64 è una particella della sovranità, e infirmare l'autorità dell'agente 64 sarebbe indebolire la sovranità. Come dice Bossuet, mangiare una foglia di carciofo equivale a mangiare tutto il carciofo. Mi sembra di sentire il presidente Bourriche spiegare a viva voce le ragioni alte e belle che hanno ispirato la sua sentenza. Io ho giudicato questo individuo in conformità della testimonianza dell'agente 64, perché l'agente 64 è emanazione della forza dello Stato. E il giorno in cui io mi mettessi a emettere sentenze avverse alla forza, le mie sentenze non verrebbero eseguite. I giudici non sono obbediti se non sono sostenuti dalla forza. Senza i gendarmi, il giudice non sarebbe che un povero sognatore. Farei il mio danno se dessi torto a un gendarme. Disarmare i forti e armare i deboli significa mutare l'ordine sociale, che io ho la missione di conservare. Avete mai veduto la giustizia ergersi contro gli usurpatori? Quando si innalza un potere illegittimo, essa non ha che da riconoscerlo e con ciò legittimarlo. Tutto è forma in essa, e tra il crimine e l'innocenza non vi è che una carta bollata. Crankville, Crankville, spettava a voi essere il più forte. Se dopo aver gridato morte ai boia aveste avuto l'accortezza di farvi proclamare imperatore, dittatore, presidente della Repubblica o anche solo consigliere comunale, vi assicuro
che non vi avrei condannato a 15 giorni di carcere e 50 franchi di ammenda. Vi avrei mandato assolto con tutti gli onori. Potete credermi. Così, non c'è dubbio, avrebbe parlato il presidente Burish. La giustizia è sociale e solo qualche spirito malvagio può desiderarla umana e sensibile. La si amministra secondo norme fisse, guardandosi bene dal seguire gli impulsi della carne o le illuminazioni dell'intelligenza. E soprattutto non dovete chiedere alla giustizia di essere giusta. Non ne ha bisogno, è la giustizia, tanto basta. Solo nel cervello di un anarchico poteva generarsi l'idea di una giustizia giusta. Il vero giudice deve pesare le testimonianze con il metro della forza. Lo si è visto nel caso Crankville e in altri casi ben più famosi. Così parlò Jean Lhermitte, incisore all'acquaforte, percorrendo da un capo all'altro la sala dei passi perduti. Ma il suo amico, Joseph Auboret, che al palazzo di giustizia era di casa, grattandosi la punta del naso, gli rispose così: «Se volete il mio parere, dubito molto che il giudice Burish si sia innalzato a considerazioni metafisiche così elevate. Secondo me, accettando la testimonianza dell'agente 64, il giudice si è limitato a fare quello che ha sempre veduto fare qui. Nella forza della imitazione si deve cercare la ragione della maggior parte delle azioni umane, conformandosi alle consuetudini. Si è sempre giudicati uomini onesti, per bene, che sono poi quelli che agiscono come tutti gli altri». Accompagnato in prigione, Crankville sedette sullo sgabello murato, in preda allo stupore e alla meraviglia. Aveva perduto il senso della realtà. Non sapeva dire neppure se i giudici avessero sbagliato oppure no. Il tribunale gli aveva nascosto le sue debolezze profonde sotto la maestà della forma. Non poteva credere di avere ragione contro il giudizio di magistrati dei quali non era riuscito a capire i ragionamenti. Gli era impossibile supporre che qualche cosa stonasse in una cerimonia così bella e ordinata. Crankville non andava a messa, non andava all'Eliseo e in tutta la sua vita non aveva veduto nulla di più bello e solenne di quella causa di pretura. Sapeva perfettamente di non aver gridato morte ai boia. Eppure era stato condannato sotto l'accusa di aver gridato quella frase sediziosa. E questo nella sua mente finiva per diventare un augusto mistero, uno di quegli articoli di fede che i credenti accettano senza comprendere. Una rivelazione oscura e luminosa, adorabile e terribile. Il povero vecchio aveva finito per riconoscersi colpevole di aver ingiuriato l'agente 64, con lo stesso slancio mistico del ragazzo che va a lezione di catechismo e si riconosce colpevole del peccato di Eva. La sentenza lo aveva persuaso di aver gridato morte ai boia, magari in un modo misterioso e incomprensibile alla sua povera mente. E così si trovava alla fine trasportato in un mondo soprannaturale dove il processo era la sua apocalisse. Se in quel momento Crankville avesse visto il presidente Burish con un'aureola intorno alla fronte discendere dal soffitto squarciato, librandosi su bianche ali, non si sarebbe affatto sorpreso a questa nuova
manifestazione di gloria giudiziaria. Il giorno dopo venne a trovarlo il suo avvocato. Beh, vecchio mio, vecchio Crank Bill, vedo che non ve la passate male. Coraggio, 2 settimane passano presto. Non abbiamo poi troppo da lamentarci. Oh, no, quanto a questo è vero, quei signori, sì, sono stati proprio buoni e gentili, neanche una parola grossa. La guardia poi, la guardia aveva i guanti bianchi. Avete visto? Sì, sì, tutto considerato, Crank Bill, abbiamo fatto bene a confessare. E può darsi. Crank Bill, ho una buona notizia da darvi. Una persona caritatevole, che ho interessato al vostro caso, mi ha consegnato per voi una somma di 50 franchi che vi servirà a pagare la multa. Saranno versati direttamente in cancelleria, non pensateci. Ah, ringrazio la persona. E non è straordinario quello che mi sta accadendo? Non esagerate, Crank Bill. Il vostro non è poi un caso così raro, per niente. Ma potreste dirmi dov'è finito il mio carretto? E così, uscito di prigione, Crank Bill andò subito a riprendersi il suo carretto e ritornò a spingerlo per via Montmartre gridando «Cavoli, rape, carote!». La sua avventura non gli offriva motivo né di orgoglio né di vergogna. Non ne conservava neppure un cattivo ricordo. Rimaneva nella sua memoria come qualcosa a mezzo tra uno spettacolo teatrale, un viaggio oppure un sogno. Ah, era contento di camminare di nuovo nel fango, sul selciato delle strade e di vedersi sopra la testa il cielo sporco e piovoso, il buon cielo della sua città. A ogni angolo di strada si fermava per bere un bicchiere e poi, libero e tranquillo, si sputava sulle mani per lubrificare le palme callose, impugnava le stanghe e spingeva il carro. Innanzi a lui i passeri mattinieri e poveri come lui cercavano la loro colazione sull'acciottolato e scappavano da ogni parte al suo grido familiare: cavoli, rape, carote! Una vecchia massaia si era avvicinata e, tastando coscienziosamente i suoi sedani, gli chiese: ma cosa vi è successo, papà Crank Bill? Sono 3 settimane buone che non vi si vede. Siete stato malato, vi vedo un po' pallido. Vi dirò, signora Maios, ho vissuto di rendita, diciamo così. Quel mattino, dunque, nulla sembrava mutato nella sua vita. Solo si erano fatte più frequenti del solito le sostarelle all'osteria. E gli sembrava che quello fosse un giorno di festa. E così alla sera rientrò nella sua soffitta più allegro del solito. Steso sul pagliericcio, si tirò sugli occhi i sacchi che gli erano stati prestati dal mercante di caldarroste dell'angolo, gli servivano da coperte, e pensava: ma in fondo non ci si può lamentare nemmeno della prigione. Si ha tutto quello di cui si ha bisogno. Eppure a casa propria è un'altra cosa. Sì, qua ci si sta meglio. Ma la sua allegria non durò molto. Presto Crank Bill cominciò ad accorgersi che l'umore delle sue clienti nei suoi confronti si era mutato. Bei sedani, signora Cointreau, ne volete? Non ho bisogno di nulla. E la signora Cointreau rientrava tutta impettita nella sua grande panetteria. Bottegai, portinaie, che un tempo si affollavano attorno al suo carretto verdeggiante e fiorito, ora gli volgevano le spalle. Un giorno, arrivato davanti alla calzoleria dell'Angelo Custode, punto di partenza delle sue avventure giudiziarie, ricordò alla padrona: signora Bayard, signora Bayard, mi dovete ancora i 15 soldi dell'altra volta. E la Bayard, seduta al banco, non lo aveva degnato neppure di uno sguardo. Tutta via Montmartre sapeva che papà Crank Bill usciva di prigione e non lo voleva più riconoscere.
Della condanna ne avevano parlato sino all'angolo tumultuoso di via Richer. E appunto là, un giorno verso la mezza, Crank Bill scorse Madame Lorette, una sua vecchia e fedele cliente, intenta assaggiare la qualità di un cavolo china su un altro carretto, il carretto del piccolo Martin. I capelli di Madame Lorette brillavano al sole come una cascata di fili d'oro dolcemente ondulati, mentre quel piccoletto di Martin, uno sporco gallinaccio, giurava con una mano sul cuore che non c'era in giro merce migliore della sua. Il vecchio Crank Bill si sentì spezzare il cuore, spinse il suo carretto contro quello del piccolo Martin e disse a Madame Lorette con voce supplichevole, rotta dall'amarezza: «Non è bello farmi le corna!» Madame Lorette svolgeva il mestiere più antico del mondo ed era pronta a riconoscere di non essere una duchessa. Il mondo galante in cui viveva non era del tutto estraneo ai furgoni cellulari e ai posti di polizia. Però, in qualunque stato ci si trovi, è naturale che si pensi di poter mantenere una certa onorabilità. Ognuno ha il suo amor proprio e nessuno ha piacere di aver qualcosa da spartire con chi si è appena uscito di galera. La donna, perciò, non rispose a Crank Bill che con una smorfia di disgusto. E il vecchio ambulante, sentendosi frustato da quello sguardo ingiurioso, rispose urlando: «Brutta sporcacciona, vergognati!» Al che Madame Lorette lasciò cadere il suo cavolo e si mise a strillare a sua volta: «Vergognati tu, vecchio avanzo di galera! Appena uscito di prigione e per di più insulta la gente per bene!» Crank Bill, se fosse stato padrone dei suoi nervi, non si sarebbe mai sognato di rimproverare a Madame Lorette la sua condizione. Sapeva anche troppo bene che nella vita pochi si possono scegliere il proprio mestiere e che in ogni ambiente è comunque possibile trovare gente per bene. Per tanti anni si era fatto un punto d'onore di non impicciarsi in quel che facevano a casa loro le sue clienti e di non disprezzare nessuno. Quella volta però era fuori di sé e dunque apostrofò 3 volte Madame Lorette con gli epiteti di «sporcacciona», «carogna», «schifosa». Un crocchio di curiosi si raccolse attorno ai due che si scambiavano altre ingiurie non meno solenni delle prime e avrebbero dato fondo a tutto il loro repertorio di insulti se un agente, comparso all'improvviso con il suo silenzio e la sua immobilità, non li avesse resi muti e immobili come lui. Si separarono, ma questa scena finì per far perdere a Crank Bill la stima del sobborgo di Montmartre e della via Richer. Il vecchio se ne andò mormorando: «Brutta sporcacciona, spudorata! Non si trova una sporcacciona simile!» In fondo all'anima, però, non era questo che le voleva rimproverare. Non la disprezzava per quello che era. Anzi, aveva sempre avuto una certa stima per Madame Lorette, perché economa e ordinata. Avevano sempre chiacchierato volentieri assieme. Sognavano entrambe un giardino tutto loro in campagna, dove coltivar l'orto, allevar galline. Era una buona cliente Madame Lorette. E vederla comperar cavoli da quello sgorbio di Martin era stato come un pugno nello stomaco. Quando poi l'aveva veduta rivolgergli quella smorfia di disprezzo, e allora si era sentito salire la mosca al naso e non era più riuscito a dominarsi. Il peggio però consisteva nel fatto che non era lei la sola a trattarlo come un cane rognoso. Come Madame Lorette, la fornaia Cointreau, la Bayard dell'Angelo Custode, tutti non gli nascondevano il loro disprezzo e lo evitavano. Già, la società lo respingeva. E perché poi? Sì, era stato messo 15 giorni al fresco, è vero. Ma per questo non doveva più essere buono a vender porri? Che senso aveva far morire di fame un brav'uomo solo
perché aveva avuto una divergenza con un poliziotto. Se non poteva vendere più la sua verdura, non gli rimaneva che crepare. E così, come il vino mal curato, anche Crankbill inacidiva. Dopo quello scambio di parole con Madame Loret, contrasti dello stesso genere ne ebbe con tutti. Per un non nulla diceva il fatto loro alle sue clienti, e senza mettersi i guanti davvero. Se indugiavano a tastare la merce, le apostrofava di seccatrici, rompiscatole, e lo stesso stile aveva nel litigare con i suoi compagni di bevute all'osteria. Il suo amico, il venditore di caldarroste, che non lo riconosceva più, diceva che quell'accidente di papà Crankbill si era trasformato in un istrice. Era diventato scorbutico, attaccabrighe, sboccato. Ma il fatto è che Crankbill si rendeva conto delle imperfezioni della società, ma non aveva poi la facilità di un professore delle scuole morali, di scienze, per esprimere il suo pensiero sui vizi del sistema, sulle riforme necessarie, cosa comprensibile dato che i suoi pensieri non avevano la consuetudine di succedersi con ordine e misura. L'infelicità lo rendeva ingiusto. Si vendicava su quelli che non gli volevano male, qualche volta persino sui più deboli. Un giorno Alphonse, il figlio del venditore di vino, gli aveva domandato se si stava bene al fresco. E allora lui gli mollò uno schiaffo. Mascalzone, è tuo padre che dovrebbe stare al fresco invece di arricchirsi a vender veleno alla povera gente. Si era messo a bere. Meno denaro guadagnava, più acquavite beveva. In altri tempi era stato economo, sobrio. Quel cambiamento meravigliava anche lui. Una volta non avevo le mani buche, si diceva. Bisogna proprio dire che invecchiando si perde la ragione. E talvolta giudicava con severità quel suo modo di fare srecolato, scioperato. Vecchio Crankbill, non sai più far altro che sbronzarti tu? Altre volte invece cercava di ingannarsi persuadendosi che aveva bisogno di bere. Ma bisogna che ogni tanto io mi beva un gocciolino, sì, per recuperare le forze, per rinfrescarmi. Devo avere qualcosa dentro qui che mi brucia. Non c'è come un bicchierino per sollevarmi, ecco, sì. E così spesso finiva che arrivava in ritardo al mercato, perdeva l'asta del mattino, e così che per lo più si riforniva di merce avariata comperata a credito. Un giorno si sentì le gambe più molli, il cuore più stanco del solito, lasciò il carretto nella rimessa e passò tutta la santa giornata intorno al banco di Rose, la venditrice di trippa, e tra i tavoli delle mescite del mercato. E poi la sera, accovacciato su una cesta, si era messo a riflettere e aveva così misurato la propria disfatta. Ricordò la forza di un tempo, ricordò il lavoro, la fatica che riusciva a sopportare, i buoni guadagni, e ricordò una incommensurabile succedersi di giorni gli uni uguali agli altri, tutti pieni, centinaia di passi, la notte sul selciato del mercato in attesa dell'inizio della prima asta, la verdura sollevata a intere bracciate, sistemata con arte sul carretto, e poi il caffè di mamma Theodore, bevuto tutto d'un fiato su un piede, le stanghe impugnate con mani ferme. Ripensò al suo richiamo di un tempo vigoroso come il canto di un gallo che lacera il silenzio del mattino, e poi la corsa tra le strade affollate e tutta la sua vita innocente e rude di cavallo umano che per mezzo secolo non aveva fatto altro che portare sul suo carretto ai cittadini, riarsi di veglie e di fatiche, il refrigerio degli orti e dei frutteti. E scotendo il capo, aveva infine sospirato: basta,
Non ho più il coraggio di una volta. Sono finito. A furia di tirarla, la corda si è spezzata. Ah, dopo la mia faccenda con la giustizia. Non sono più io. Ecco. Era a terra. Un uomo caduto, incapace di rialzarsi, e tutti, passando, lo calpestavano. E arrivò anche la miseria. Miseria nera. Il vecchio ambulante che in altri tempi a Montmartre ricavava a piene mani i pezzi da 100 soldi, ora non riusciva a cavare nemmeno un quattrino bucato. Venne l'inverno, sfrattato dalla sua soffitta, dormiva sotto i carri, in una rimessa. Poi, dopo 24 giorni di pioggia, era straripata la fogna e la rimessa era rimasta inondata. E Crankbill, rannicchiato sopra il suo carretto, con quell'acqua fetida sotto di sé, in compagnia di ragni, topi e gatti affamati, non aveva mangiato nulla in tutto il giorno. Non aveva più per coprirsi neppure i sacchi del venditore di caldarroste. E così Crankbill nel buio fantasticava. Gli vennero in mente le 2 settimane in prigione. Quando il governo pensava a provvederlo di vitto e alloggio, e sentì invidia per i carcerati, che dopo tutto non soffrono né il freddo né la fame. All'improvviso ebbe come un'illuminazione. Già, dal momento che conosco il trucco, perché non servirmene? Si alzò e uscì sulla strada. Non erano ancora le 11. Il tempo era cupo, incattivito, cadeva una pioggerellina più fredda e penetrante di un acquazzone. Rari passanti si affrettavano lungo i muri. Crankbill costeggiò la chiesa di Sant'Eustachio, piegò in via Montmartre. La via era deserta, ma sulla strada si vedeva solo una guardia piantata sul marciapiede sotto un fanale a gas. Nel cono di luce si vedeva cadere una pioggerella rossastra che la gente si prendeva sul cappuccio. Sembrava intirizzito, ma se ne stava fermo sotto quel lampione, facendosene forse un compagno della sua solitudine. Quella fiamma tremolante era la sola cosa viva in quella notte solitaria. L'immobilità della gente non aveva più nulla di umano. L'ombra delle sue gambe, riflessa sul marciapiedi bagnato, lo prolungava facendolo somigliare da lontano a un misterioso mostro anfibio. Più da vicino, incappucciato e armato com'era, il suo aspetto aveva caratteri monacali e guerreschi allo stesso tempo. I rudi lineamenti del volto, accentuati dall'ombra del cappuccio, erano mesti e severi. I baffi folti, corti e grigi. Crankbill gli si avvicinò senza far rumore e con voce incerta gli disse: morte ai boia. Morte ai boia. Ho detto, morte ai boia. Un lungo silenzio. La pioggia rossastra continuava a cadere nel cono di luce del lampione. Morte ai boia. E alla fine,
Il poliziotto si decise a parlare. Non sono cose da dire. Davvero, non sta bene dir così. Alla vostra età si dovrebbe pur saperlo. Andiamo, andate per i fatti vostri. Ma come? Non mi arrestate? Se si dovessero mettere dentro tutti gli ubriaconi che dicono quello che non dovrebbero, si avrebbe un bel da fare. E poi a cosa servirebbe? Crank Bill, schiacciato da quella sdegnosa magnanimità, rimase a lungo in silenzio, istupidito, con i piedi fermi nel ruscello formato dall'acqua che si incanalava verso la bocca della fogna. E prima di andarsene cercò di spiegarsi. Ma non era per voi che ho detto morte ai boia. No, era così, per un'idea. Il vecchio poliziotto, con austerità e dolcezza, ribatté: che sia per un'idea o per un altro motivo, non si deve dire. Quando uno fa il suo dovere e fatica, non si deve insultarlo con parole stupide. Andate per i fatti vostri, ve lo ripeto. E Jerome Crankbill, la testa bassa, le braccia penzoloni, si voltò e sotto la pioggia rientrò nell'ombra.